a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come promesso vi porto un altro completo, l'avevo promesso ieri, questo è, come avete visto nel titolo, il completo di Zenigata. Per fare questo completo dovete andare al bancone dove sono io e scegliere il completo marrone, quello con il gilet più scuro sotto. E adesso andiamo a vedere per quale motivo, insomma. Allora ragazzi, innanzitutto non vi lascerà mettere la cravatta, se volete mettere il soprabito non potrete mettere la cravatta, quindi ve lo dico in anticipo, e andate a scegliere questo soprabito, beige diciamo, e sotto vedete che vi lascerà la camicia bianca, vabbè, con il cazzo di papillon che poi andremo a levare, e il gilet marrone. Andiamo a scegliere i soliti pantaloni stretti, perché comunque diciamo stanno bene anche quelli marroni larghi, però a me piacciono molto di più i pantaloni quelli stretti, perché comunque danno quel senso proprio diciamo che rende di più l'idea, insomma, no? Scegliamo i pantaloni dello stesso colore del gilet, diciamo, e siamo già a metà punto, siamo già a buon punto ragazzi. Togliamo il papillon, io ho cercato di mettere una cravatta per farlo sembrare ancora più somigliante, ma non ci sono riuscito ragazzi. Anche in questo completo mancano i basettoni, come mi è stato detto anche in un altro video che Lupin ha i basettoni, lo so ragazzi, però i basettoni in questo gioco sono veramente assurdi, sono qualcosa di terrificante, io quindi non li metto, però magari voi potete anche metterli i basettoni se vi fa piacere. Comunque dicevo, leviamo la cravatta, come state vedendo io ho levato il papillon, e ci dirigiamo verso le scarpe ragazzi, e andiamo a cercare, vabbè, leviamo il cappello perché insomma Zenigata col cilindro non mi sembra il caso, andiamo a scegliere il cappello, i cappelli Fedora ragazzi. Tra questi cappelli ce ne sono svariati tipi marroni, poi voi sceglierete quello che più vi gusterà, quello che più vi piacerà. Io ne scelgo uno in pratica che a me sembra che si accosti molto di più a quello che è realmente il completo, e andiamo a vedere le scarpe, andiamo a vedere le scarpe, che ci sono svariati tipi di scarpe. Anche qui andate a scegliere quella più o meno che possa avvicinarsi al completo ragazzi, non è niente di difficile creare un completo, insomma io ve lo sto facendo, magari qualcuno aveva carenze di idee, io ve lo faccio vedere. Questo completo mi è stato suggerito da Space, in pratica, che avendomi visto con il completo da Jigen mi ha detto guarda cosa ti faccio vedere, e aveva un completo da Zenigata che era questo qui, è abbastanza simile, diciamo che sono rimasto abbastanza flippato perché comunque non avevo pensato al completo di Zenigata, però alla fine ho provato ed ecco qui il completo di Zenigata ragazzi. Niente, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.